Niente. No, togliti. Sono solo io. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su Michele Togliti e i rettili. Io sono Nadia, è diventata Nadia e i rettili. Ciao a tutti ragazzi, vabbè, con niente, io filmo, non so. Noi siamo qua e qua c'è il coronavirus, non lavoro e quindi ancora mattinata con i rettili. Yeah! Vogliamo dare dei bacchi da seta a tutti i miei rettili perché sono viziati, tantissimi bachi, cioè non è normale una cosa, sono tanti, quindi, e ne abbiamo già dati una ventina, quindi vabbè, vai! Giuseppe! Giuseppino lì, prendiamone uno po' a cantina. No, non era questa. Sei stato delicato. Che carino. Ti sta attaccando. Mi sta attaccando. Vai via dal mio baco. È un coso affacciato, guardalo, è preoccupatissimo dalla vita. Dun dun dun. Ora dobbiamo mettere via gli insettini di Agri-Pet Garden. Agri-Pet Garden, giardino Agri-Pet. Agri-Pet Garden è il mio sponsor, quindi andate a dargli un'occhiata perché hanno insetti super sani. No, non sei a fuoco, non sei a fuoco. Perché non sei a fuoco? Perché non sono andato a fuoco. Gli insetti sani. Ta-da-da. Agri-Pet Garden è un negozio in provincia di Padova da quale io acquisto gli insetti da pasto per i miei rettili. È un negozio di animali, quindi comunque ci sono diverse categorie da cui acquistare. Oltre a tutti gli equipaggiamenti per terrariofilia, come tappeti riscaldanti e cose del genere, ci sono anche insetti vivi tenuti molto bene. Qui ci sono bacchi da seta, microinsetti come collemboli e isopodi per terrari bioattivi, drosofile, mosche, blatte, prodotti per uccelli, per conigli, pesci e quant'altro. Andate a fare un giro su questo sito, ditemi cosa ne pensate. Bacchi da seta. Ti piacciono i bacchi da seta? Sì, mi piacciono. Un po' di bacchi da seta anche agli scimmie, sì. Uno ne prendo un altro piccolo. Lo stavo mangiando, sì, se sei un altro piccolissimo. Perché fai così, Zucco? Povero Baco. Io non voglio più darli i bacchi al Zucco. Ne ha mangiato uno. Arriva. E poi non si fa male. Lui ne ha mangiati abbastanza, direi. Si è fatto abbastanza l'assassino, Zucco il pittore. Guarda come mi minaccia! Che minaccioso! Guardalo!
Guarda come mi minaccia. Guarda che... Sì, veramente. Mi sta facendo vedere che ha la coda grande. C'è la più grossa. È il mio territorio. Non spararmi la colla a caldo sul terrario. Non ti faccio niente, Ricciardino. Che bello che è. Che minacci tu. Come andrà a finire? Ora diamo agli scinchetti un po' di Illucens Hermezia. Vermini. Ma è scappato via. Ora dobbiamo anche cambiare un po' l'acqua a Naga, quindi dobbiamo cominciare a spostare tutto quanto qua. Scusatemi, camaleontoli, presto andrete nell'altra stanza. Devo spostare prima di tutto questo, perché se si vedono cominciano a dare le scandescenze. Vabbè, direi che così basta. Fernando, poverino. Prendiamo un pochino di smerdoline con il retino. Tiriamo via il grosso e le buttiamo via, così diamo anche una nuova pappa a Naga. Vieni con me. Aia, che male! Lo sai che mi faccio male io a casa. Beh, sì, dobbiamo fare un canale solo per le cadute di Naga. Perché, se avete notato, siamo passati vicini a un'altra stanza. Un'altra? Che stanza sarà? Ten 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 ten. Na 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 na. Ta-da. Ecco qua, che carina. Bene, ora abbiamo pitturato questa cosa che qui ci fa l'abbattimento termico. Infatti se appoggi la mano qua è caldo, non è freddo. Anche se c'è la finestra, così non si condensa l'umidità sul muro e non farà un... Wow. Quindi questa sarà una stanza straumida. Esatto, stanza umida per animali umidi. Straumida. Straumida per animali straumidi. Hashtag straumida. Straumida, sì. Ma dov'è il mio... Ah no, è qui. Dimmi quando stopparmi, eh. Certo. Stoppati! Stupido. E tic tic. No, le differenze. Aia! Nadia! Scusate le volte! Scusa, brava, striscia via! Brava, mi trovo un altro cameraman che non prende le testate contro i Ferrari. Amore, no! Povero. Vai via! C'è proprio la risata da fumatrice. Ho sbattuto il coso. Hai sbattuto il coso. Si attacca a questa, che è collegato a quello. Basta. Che non mette a fuoco, perché? Ecco, per far mettere a fuoco le cose bisogna arrabbiarsi. Diamo anche una bella pulita al filtro. L'acqua che scorre.
Cioè, amore, ma devi per forza fare cicchi cicchi quando cammini. Ta-dan! No, non si è aperto. Ho già iniziato e non... Ecco. Abbiamo la telecamera rotta, ragazzi. Abbiamo bisogno di soldi. Dateci soldi. Dateci soldi su Patreon. Seguitelo su Patreon. Così almeno posso comprare una telecamera più bella di quella lì che è rotta. Contribuite a far vivere Michele Rettili, perché no, a far vivere, cioè a farmi fare video, perché se io vivo benissimo. Ecco il filtro quasi pulito. Ma scusa, quel filtro dove lo metti? Non ho capito come funziona. È dentro nel acquario di Naga. Carbone. Sta difendendo il suo territorio, vedi che gli è piaciuto subito il terrario? Ci sta. Gli è piaciuto contento. Subitissimo, gli è piaciuto. Ma quanto sei carino. È carino, ma dico sì. Che bellino. Che fai tu? Ti sei venuto finito? Sono sulla mano. Un musino che ha sentito. Sono tutto contro la mano. Metti un bacco. Ovviamente anche i bachi vengono da Agri-Pet Garden. No. Niente. Tutti i bachi. No. Dai. Dai. No. Ta-da! Ecco nata! Bello questo diventare con anche un naga sbarazzino. Jacob sta dormendo super, ma appena apri tac e molto interessato a quello che gli sta succedendo alla sua vaschetta di acqua. Cosa fanno alla tua acqua, raga? C'è un gecko. The king of the mountain. Arboreo. Per chi se lo chiedesse, no, tranquilli, sono rametti morbidi quelli. Esatto, non quelli si fa niente. Sono morbidissimi. Anche perché sennò okay. sarebbe già sceso, presumo. Guarda. Sono rametti proprio di quelli non appuntiti e sicuri. Legno di Java. Buona l'acqua. Adesso dobbiamo metterci la sua cosa dell'acqua a posto e arriviamo. Cibo per cavu, che bello. E acquetta per cavu. Andiamo subito, così proprio, andiamo. Ha fame. Cibo ipoallergenico, quaglia e piselli. Con un po' di rucola, vitamina D3, polline. C'è tutto, gnam. Ok, stiamo spostando le robe. Stiamo spostando. Guarda che mamma che. Soffrirò un sacco a spostare tutta sta roba. Animale. Buono. Mancia. Questo è buono.
Mi sei rotta la nadia. Basta, la smetto, scusa. Ecco, ho preso una testata e quindi mi sa che sono andata a... infatti, ho notato.